Benvenuti a Viareggio al primo corso mascherato del Carnevale d'Italia. Lo vedete sui viali a mare, la festa di pubblico, maschere, colori, musica, tanta allegria. La pandemia degli ultimi anni sembra davvero un brutto ricordo. Il circuito a mare di Viareggio, il palcoscenico naturale del Carnevale, riapre senza limitazioni, senza restrizioni e può accogliere fino a 80.000 spettatori. Il colpo d'occhio è fantastico di questo primo corso mascherato, ci porterà sicuramente a un record di pubblico. I carri, li vedete alle nostre spalle, stanno iniziando i primi movimenti accompagnati dalle loro bellissime coreografie. Centinaia i figuranti, uno spettacolo nello spettacolo. È l'edizione 150 del Carnevale di Viareggio. 1873-2023 le maschere hanno accompagnato la nostra vita con la leggerezza della carta pezza, lo spirito irriverente dei maestri carristi che si ispirano al cinema, alla letteratura, ai fumetti, al circo per regalarci sorrisi, emozioni, la speranza di un mondo migliore e tanta voglia di pace. Entriamo nel vivo della festa. Andrea Marotta sui viali a mare. E allora potete vedere alle nostre spalle, per chi ci ha seguito in questi ultimi anni segnati purtroppo dalla pandemia e delle sue restrizioni, per usare una espressione cara alla Prima Repubblica, la situazione è un po' più complessa. Vedete tantissima gente intorno a me in attesa che i carri comincino a sfilare. E per usare un'espressione della canzone che quest'anno fa da colonna sonora al Carnevale, la notte passerà, perché davvero mai come quest'anno l'immaginazione ci aiuta a superare le difficoltà. Un'edizione, come vediamo, segnata da tanta immaginazione più che critica, o forse proprio da quella immaginazione che arriva attraverso la critica. I simboli del Carnevale, Burlamacca e Ondina, sono già sul corso, rappresentano appunto l'estate che tanto fa per Viareggio, ma anche la ricorrenza del Carnevale, un'edizione, come dicevi Federico, che celebra i 150 anni. Quante cose nella nostra storia d'Italia sono cominciate nel Regno d'Italia e proseguite nella Repubblica, quante hanno attraversato e superato due conflitti mondiali, pandemia, senza mai perdere il gusto dello sberleffo, della critica e della satira. E dunque è una storia questa che comincia davvero in un altro secolo, anzi due secoli fa, di fatto nel 1873, quando non c'erano le nostre telecamere, che sono arrivate negli anni 50, nel secondo dopoguerra, per raccontarlo, quando non c'erano quasi neanche le fotografie, i primi scatti risalgono proprio alla fine di quel secolo. E allora, come cominciò tutto questo? Bisogna davvero immaginarselo, e noi non potevamo che scegliere il nostro istrionico Alberto Severi per cominciare a farlo con questo racconto. Insomma, anche quest'anno non si fa nulla. Ma guarda, io ci sto proprio bene a non far nulla. No, ma dicevo, c'è la crisi economica e a Viareggio il Carnevale è una noia abissale. Che vuoi, siamo nel 1783, la capannina di Franceschi a Forte le Marmi la apre fra 56 anni, la bussola a Marina di Pietrasanta fra 82. Ma senti, io ho un'idea, Si sente gli amici, si piglia una decina o due di carrozze, si riempiono di fiori, festoni, belle figliole un po' disinvolte. Ci si sale su mascherate e si va su e giù per la Via Regia, tirando monetine e confetti alla gente e scagliando battute salaci, che so, contro le tasse. L'idea è bellina, guarda, ti ha detto bene stavolta. Però bisognerà che, per non passare per i soliti quattro vischeri ubriachi, si faccia le cose in grande. Il Carnevale della Via Regia. Suona bene, mi pare. E suonava bene, sì, e difatti eccoci qui a festeggiare i 150 anni di quel carnevale che è anche questo nostro carnevale di oggi. Deve essere andata più o meno così tra quegli azzimati signorotti che per primi idearono il corso carnascialesco di Viareggio, sebbene lo facessero non qui ai tavoli del Gran Caffè Margherita, che sarebbe arrivato più tardi furoreggiando in epoca Liberty, bensì ai tavoli del Caffè del Casinò, là dove la Via Regia, che dà il nome alla città, si slarga nella vecchia Piazza Grande.
chiamo il carnevale. Una storia centocinquantenaria dunque scandita da date cruciali. 1883 le carrozze lasciano il posto a carri allegorici in legno e gesso, trainati da buoi, affidati alla costruzione dei maestri d'ascia e calafati via Reggini. 1901 la sfilata lascia la via Regia per i più spaziosi viali a mare. 1921, dopo la pausa di 6 anni imposta dalla guerra mondiale, nascita dell'inno ufficiale del carnevale sulla coppa di champagne e primo carro con orchestra a bordo, il Tonin di Burio. 1923 la svolta, sfila il primo carro con movimenti del modellato, il Pierrot di Giampieri e Baroni che muove occhi e testa. 1925 Antonio D'Arliano inventa la tecnica della carta a calco e la carta pesta più leggera consente carri più grandi e più mobili. 1926 primo manifesto pubblicitario del carnevale ad opera del pittore fiorentino Lucio Venna. 1931 Uberto Bonetti, pittore futurista, inventa la maschera di Burlamacco. E nel 1940 l'ultimo carnevale prima dell'entrata in guerra vede sfilare un Don Chisciotte che sembra, anche se non è, profetico sarcasmo sulla sciagurata avventura bellica. E dopo la guerra la rinascita, la modernità, culminata poi al passaggio del millennio nel 2001 col trasferimento degli hangar dei carristi qui nella straordinaria cittadella del carnevale. Ma la prima avvisaglia fu nel 53. Via i buoi arrivano i trattori a trainare i carri e nel 54 arriva anche la neonata Rai che realizza proprio qui al carnevale di Viareggio la sua prima diretta in esterni. Dopo 69 anni, lo vedete, siamo ancora qui e dunque viva il carnevale, viva Viareggio e, se permettete, viva la Rai. Viva Viareggio, viva il Porto! C'è proprio grande attesa sui viali a mare per l'inizio di questa edizione 2023 della 150esima edizione del Carnevale d'Italia. Eccolo, sentiamo il conto alla rovescia, il countdown chiamato da Daniele Maffei, dallo speaker del Carnevale di Viareggio. Sentiamo. Hanno fermato il tempo qui, insomma. Nasce a braccio il Carnevale d'Italia, qui con noi c'è Andrea Mazzi, inganniamo un po' l'attesa, è un canovaccio di spettacolo che si muove con tutti i suoi protagonisti, carristi, figuranti e soprattutto il pubblico. Tutti pronti aspettando il colpo di cannone che darà il via, 3 colpi di cannone e partirà la festa. Mancano pochi secondi all'inizio, il colpo di cannone che è la tradizione storica, la prima del Carnevale. Assolutamente. Addirittura negli anni 30 il comitato chiedeva alla Regia Marina di occuparsi del cannone, abbiamo ancora i documenti di allora, è una tradizione che accompagna ogni rituale carnevalesco. Eccoli, ancora non li sentiamo, insomma c'è una falsa partenza. Dicevi, riprendiamo il filo storico della narrazione. È una tradizione antica quella del colpo di cannone, del segnale che dà il via al carnevale, già dagli anni 30 questa tradizione, e abbiamo nel nostro archivio storico alla cittadella una documentazione tra comitato e Regia Marina per organizzare il colpo di cannone. E comunque la gente ha iniziato a ballare qui sui viali a mare, è da ore che insomma è iniziato lo spettacolo, uno spettacolo che è pronto a entrare proprio nel vivo con le coreografie, i movimenti dei carri. E c'è qualche momento d'attesa perché il triplice colpo di cannone è il segnale ufficiale. È il segnale ufficiale, manca il ciak allo spettacolo ancora. Pochi secondi fa abbiamo sentito un altro ciak, che è quello degli squilli di tromba, un'altra tradizione del rituale carnevalesco, squilli di tromba che quest'anno compiono 100 anni. Era il 1923 quando il maestro Michele Orselli compose questi squilli che per noi sono il simbolo del carnevale. Andrea Marotta, cosa succede sui viali a mare mentre aspettiamo il triplice colpo di cannone? Allora, qui possiamo vedere intanto cominciare a muoversi la prima delle creature, perché dovete sapere che quando si sono posizionati i carri per cominciare la loro discesa appunto sul corso a mare, evidentemente erano fermi e quindi c'è molta curiosità per vedere quelle che sono le animazioni che avvengono spesso sia attraverso antichi sistemi di funi che vengono tirate manualmente, ma nell'evoluzione tecnologica che c'è stata nel corso degli anni, dei decenni del carnevale, ci sono anche joystick e altri sistemi elettronici che permettono e sono d'ausilio ai mastri carristi per questi movimenti. In particolare questo
gorilla del primo carro, che è l'evoluzione della specie dei fratelli Umberto Stefano Cinquini, di Michele, che è il figlio di Umberto, e di Silvia Cirri, che è la moglie sempre di Umberto, muove queste spalle a destra e a sinistra, e vedete anche il capo enorme con la mascella che si spalanca, facendo anche un po', diciamo, di paura forse nei più piccoli. Proviamo a sentire qualcuna delle persone che sta qui attorno a noi per ingannare l'attesa. Sentivamo una coppia che è arrivata da Caserta e che è molto curiosa di vedere per la prima volta il carnevale, ma sentiamo il countdown. Federico, vai! Ecco il conto alla rovescia, ci siamo, inizia il carnevale. Eccolo! È il primo! Il secondo colpo di cannone! E il terzo colpo di cannone! Ce l'abbiamo fatta, Andrea, ce l'abbiamo fatta! È cominciata la festa anche qui, vedete i figuranti che cominciano a ballare, non aspettavano altro davvero! È iniziata la festa, il primo corso mascherato di questa edizione 2023, il primo carro in concorso, ecco, piano piano la costruzione comincia a mettersi in movimento, dopo essere rimasta un po' in stand-by in attesa del ciak ufficiale a questo grande spettacolo. La coreografia che inizia a muoversi, e vediamo questo King Kong, una costruzione veramente molto bella dei fratelli Umberto Stefano Cinquini e Silvia Cirri, che vuol rappresentare un po' l'evoluzione e l'involuzione della specie, è un po', diciamo, l'involuzione del genere umano che minaccia se stesso, che minaccia l'umanità intera. Andrea Mazzi della Fondazione Carnevale con noi. Beh, sono sempre emozioni quello di vedere per la prima volta i carri che si offrono al pubblico in questo spettacolo straordinario. Vediamo i figuranti che stanno ingaggiando, sembra quasi una battaglia tra l'esercito delle scimmie e quello dell'allegria, e questo il tema narrativo della coreografia. La costruzione è una delle più alte, vedete che questo gorilla raffigura proprio la postura di questo King Kong, e inizia a muoversi, ad elevarsi e a fare la sua gestualità che tutti conosciamo. È una delle costruzioni più alte, almeno 16 metri, vuol rappresentare il rischio del punto di non ritorno per il genere umano, l'evoluzione della specie, e la denuncia contro i nostri problemi. Non è la prima volta poi che un animale di questo tipo viene rappresentato a Viareggio, è uno dei carri che sta conquistando anche i bambini. Andrea, a te. Il carrista, possiamo raccontarvi qualche particolare? Effettivamente a me, vedendo questo carro, è venuto in mente immediatamente Attenti al gorilla di Fabrizio De André, forse anche per suggestione, perché i fratelli Cinquini nel 2018, proprio con un carro che in qualche modo ricordava il cantautore genovese, hanno vinto quell'edizione del carnevale. Era il carro dei Papaveri Rossi, che in qualche modo richiamava la Guerra di Piero di Fabrizio De André. Parliamo del 2018. È un carro spettacolare che, tra l'altro, nella mole del gorilla nasconde quello che è anche il messaggio politico di questo carro, perché vedete alle sue spalle, tra poco comparirà, c'è un enorme palazzo di vetro che raffigura il palazzo di vetro dell'ONU, per l'appunto l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in qualche modo anche le bandiere lo richiamano. È un po' il potere che non trova le contromisure per lo strapotere di qualcuno, e la figura del gorilla la richiama evidentemente in quella che, come hai detto Federico, è l'involuzione della specie. Non a caso questo animale ha le mostrine sulle spalle, le medaglie cucite al petto, che richiamano appunto evidentemente delle tragiche vittorie, e anche sul suo petto vedete spiccare le scritte dei giornali che richiamano anche guerre,
in varie lingue, vedete guerra fascista, war, Putin invades Ukraine, riguarda evidentemente anche quello. La canzone che stiamo sentendo invece in sottofondo è il grande John Lennon con Give Peace a Chance, la canzone pacifista forse per eccellenza. Io noto già il primo vessillo con scritto pace, l'appello alla pace che arriva anche quest'anno dal Carnevale di Viareggio con il primo carro, il King Kong, e tu facevi riferimento al Palazzo delle Nazioni Unite, c'è anche un riferimento cinematografico perché il parallelepipedo che vediamo alle spalle del gorilla è un po' un riferimento anche a 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, vero Andrea? Ci sono tantissime citazioni nelle costruzioni, i nostri maestri sono in grado di cogliere ispirazioni da tanti mondi, dal mondo del cinema come dicevi, dal mondo degli animali, dal mondo dei fumetti, della letteratura, e sanno interpretarli per raccontare la nostra contemporaneità con il linguaggio ovviamente della allegoria, della satira. Abbiamo parlato degli autori della costruzione. Abbiamo il carrista. Ecco, parliamo eccoci proprio con gli autori della costruzione. Sì. Stefano Cinquini, eccoci che ci ha raggiunto. Allora, come nasce l'idea di questo carro? Perché rappresentare con il gorilla, diciamo, l'involuzione? Perché l'umanità non è riuscita a evolvere, è tornata indietro. Nel 2023 continuiamo a fare le guerre, qualsiasi tipo di guerra in tutte le parti del mondo non è più accettabile. Quindi l'uomo invece di crescere e migliorare, di avere un dialogo, è tornata a essere un primate. Quindi è l'evoluzione della specie che ha fatto un arco e è tornata indietro. Ricordiamo che insomma quella dell'Ucraina è il 23esimo conflitto ad alta intensità in corso, quindi ce ne sono altri 22, addirittura 359 cronici nel mondo. Infatti è quello che a volte le guerre si parla solo di quelle più eclatanti, ma nel mondo ce ne sono talmente tanti che è veramente assurdo che esistano ancora. Ci interrogavamo con Federico se il monolite alle spalle del gorilla sia anche un omaggio a Kubrick. No, è un po' un omaggio a Kubrick, ma è il palazzo dell'ONU, dove invece di veramente gestire le guerre si banchetta. Infatti in alto ci sono due potenti che festeggiano fra di loro. Voi in altezza avete gareggiato spesso, diciamo, con le vostre creature, anche i papaveri rossi erano alti, ma qui siamo ben più in cima. Sì, qui siamo voluti tornare per i 150 anni del carnevale al gigantismo vero del carnevale di Viareggio. Un'ultima cosa, Stefano, una delle frasi più ricorrenti dei genitori di carristi è non fare mai il carrista, perché? Perché è un lavoro molto affascinante ma molto faticoso, e se devo essere venale è poco retribuito. Federico, a te. Possiamo ammirare tutta la parte laterale, ecco, della costruzione di questo gigantesco King Kong, possiamo apprezzare le coerografie a bordo del carro e possiamo apprezzare anche la raffinatezza della tecnica costruttiva con tutta la cartapesta che rappresenta proprio la pelle, la pelliccia della costruzione di questo primo carro dei fratelli Stefano e Umberto Cinquini. Anche tutta la parte posteriore rispetto al passato molto più curata, niente viene trascurato. Assolutamente. C'è da dire che a lavorare questo carro, oltre a Umberto e Stefano, ci sono anche Michele, che è figlio di Umberto, e Silvia Cirri, moglie di Umberto. È un'intera famiglia che collabora per la realizzazione del carro, quindi un intero gruppo familiare. E vediamo che il King Kong ha raggiunto la massima altezza, si è elevato e fa i movimenti che conosciamo. Dietro si prepara a sfilare, c'è da dire che, chiedo scusa, i carri si stanno muovendo un po' lentamente, tanta è la festa di pubblico che vediamo sui viali a mare, stiamo arrivando al record proprio. Penso proprio di sì, il colpo d'occhio è eccezionale. Alla fine azzarderemo una stima più precisa, ma è veramente uno splendido spettacolo quello che stiamo vedendo a Viareggio. E si sta preparando a sfilare davanti al belvedere delle maschere di Piazza Mazzini anche il secondo carro tra quelli di prima categoria in concorso, un carro che affronta una parte proprio molto intima, molto personale, una introspezione quasi nella vita, per raccontare e rappresentare una delle malattie del nostro tempo, la depressione. E con un tocco veramente d'artista, il costruttore Luciano Tomei con Antonino Croci
ha scelto una delle maschere più famose della storia del Carnevale d'Italia, che è Pulcinella. E in questo carro si rappresenta l'esaltazione della vita, perché il titolo è appunto meraviglioso, e proprio per raccontare quanto è bella la vita e quindi per superare anche problemi e malattie come quella che dicevamo prima. Stiamo sentendo la colonna sonora proprio del carro, che viene accompagnato, lo vedete, da circa 200 vestiti tutti da Pulcinella, una scena davvero molto bella. E la canzone scelta dai costruttori è una delle canzoni più belle della storia musicale italiana, Meraviglioso di Domenico Modugno. Le sue parole sono proprio indicative, Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare, lo possiamo anche sentire, Andrea. Assolutamente. E pensa, Federico, che quando nel 1967, torniamo da Andrea Marotta. Dicevo, figurati Federico, che quando uscì nel 67 questa canzone di Domenico Modugno non ebbe neanche, diciamo, l'onore di finire nella top 100 dei 45 giri, non ebbe un grandissimo successo, eppure ha ispirato ad Antonino Croci e Luciano Tomei questo bellissimo carro, che ci parla appunto, come dicevi, della depressione, che conta 1,5 milioni di adulti, di persone afflitte in Italia ogni anno, e del 10%, quindi 6 milioni che ne ha affrontato una almeno nel corso della sua vita. Antonino, com'è nato questo carro? Ho notato che ognuno di noi conosce almeno una persona che soffre di depressione, un amico, uno in famiglia, un amico di un amico. Se abbiamo pensato bene di fare un carro, oltretutto omaggiando Domenico Modugno, però il carro sull'interpretazione totale della canzone, per far notare e sensibilizzare le persone a questo grosso problema. Abbiamo un Pulcinella su un ponte triste, arriva un angelo sulla sua mano e gli ricorda: Pulcinella, devi stare felice perché il mondo è meraviglioso e la vita è piena di emozioni. Tanti particolari che fanno notare il mondo con le sue meraviglie. Perché far incarnare questo ruolo a Pulcinella? Perché effettivamente quando toglie la maschera ci sembra anche un sorriso in qualche modo rivelatore. Abbiamo pensato di mettergli la maschera e senza mostrare la sua espressione, infatti la sorpresa era questa: la maschera si alza e lui ha la faccia stupita di quello che gli dice l'angelo. E allora un'altra curiosità prima di salutare Antonino, perché quello di Luciano Tomei è un caso un po' particolare, è un 62enne al suo primo triennio tra i carri di prima categoria, e tra l'altro questa è un'edizione che segna il passaggio di promozioni e retrocessioni dalla seconda alla prima. Infatti, e quest'anno particolarmente lo sentiamo parecchio, diciamo che il nostro impegno è stato al massimo, speriamo di riuscire a rimanere in categoria. E comunque ho notato bellissime strutture di tutti questi colleghi carissimi. E allora da Pulcinella, immagine della plebe, del popolo, a te Federico. Grazie, grazie. Con noi ci ha raggiunto Marialina Marcucci, la presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, mentre sta sfilando accanto a noi il secondo carro in concorso, Pulcinella, veramente molto bello. Allora, il colpo d'occhio è fantastico per questo primo corso mascherato. Sì, anche noi che siamo abituati alle grandi folle, nei 2 anni di pandemia avevamo molto sofferto. È un 150esimo fantastico, un inizio meraviglioso. Diciamo graziato anche dal Presidente della Repubblica, che ci ha mandato il suo augurio. E infatti vediamo subito le immagini dell'incontro tra il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingoro e tutto lo staff della Fondazione Carnevale di Viareggio al Quirinale col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli avete donato il burlamacco d'oro, avete portato alcune costruzioni, riconosco Jacopo Allegrucci, il vincitore dell'edizione dello scorso anno, alcune giovani promesse di Viareggio come il mascheratista Silvano Bianchi. È stato un incontro Francesconi, abbiamo portato i vincitori del 22 di categoria, il presidente si è intrattenuto con, devo dire, grande gioia, grande sorpresa da parte nostra, ci ha messo subito a nostro agio, ha detto che ha Viareggio nel cuore e che il carnevale sapeva tutto, gli artigiani, le costruzioni, le innovazioni nei movimenti. Davvero è stato un incontro non formale ma
che ci ha dato grande grande gioia. Grazie, tra poco ritroveremo di nuovo la presidente della Fondazione Carnevale. Possiamo azzardare già una stima di pubblico? Credo che siamo quasi al massimo della capienza, siamo intorno ai 70.000. Benissimo, benissimo, un grande successo e veramente una grande soddisfazione dopo gli ultimi anni tribolati per la pandemia. Sfilano le coreografie sul belvedere delle maschere di Piazza Mazzini, perché sta arrivando il terzo carro in concorso, che è un cantastorie che è proprio è il carro celebrativo di questa 150esima edizione del Carnevale di Viareggio. Torniamo da Andrea Marotta. Io per raccontare questo carro davvero non saprei da dove cominciare. Ci provo dalle dita a velocità variabile che permettono al cantastorie di suonare la fisarmonica, lo vedete sulla tastiera da una parte e dall'altra dello strumento, poi il carrozzone alle spalle e poi ancora i figuranti sul carro, ma anche il cane che sta con il cantastorie. Jacopo Allegrucci, che ha avuto l'onore appunto di salire al Quirinale, non ancora in veste presidenziale, ma insomma non mettiamo limiti alla provvidenza, è anche stato il vincitore dell'edizione 2022 con il Sognatore, da un 2018 e tra i big, e aveva vinto anche quell'anno al debutto con l'ultima Biancaneve. Perché rappresentare una storia fantastica, in qualche modo richiama proprio la storia fantastica del Carnevale nel 150enne. Secondo me una giornata come oggi ti dice perché rappresentare una storia fantastica. Si gioca in casa e si gioca facile. È facile, alle giornate come oggi il Carnevale è veramente una cosa fantastica, è meraviglioso. E niente, rappresenta questo vecchio di 150 anni, è un cantastorie che è tornata a Viareggio a raccontare la storia del Carnevale a tutti quelli che sono venuti a vedere il corso. In pratica all'interno del carrozzone ci sono i carri iconici, quelli che hanno fatto la storia del Carnevale. Ma perdonami, curiosità personale, ma quanta gente ci vuole? Perché noi vediamo evidentemente la parte esterna, ma quanta gente muove in questo momento quello che vediamo muoversi sul carro? Sono una 15-20 persone. C'è movimenti a mano, movimenti a olio, movimenti aria, sicché c'è anche una varietà proprio nella costruzione dei movimenti. Per questo devo ringraziare il mio collaboratore Gali Gabriele, che veramente ha fatto un bellissimo lavoro. Ma invece ti chiedo, sbaglio oppure quella signora in cima al carrozzone l'avevamo già vista da qualche parte? Sì, assolutamente. Come ti ho detto, sono carri iconici. C'è la ballerina di Le Bigre, di là ci sono trombettieri di Morescalchi, erano del centenario, e poi anche proprio all'interno del carrozzone sono tutti carri che hanno sfilato già a Viareggio. E quindi è un omaggio, è un meta omaggio al Carnevale. A tutti i costruttori, al Carnevale, perché poi la persona che suona fisarmonica rappresenta un po' anche tutti noi, perché tutti gli anni noi portiamo al corso un carrozzone, il nostro carrozzone, e cerchiamo di raccontare una storia. Grazie a Jacopo Allegrucci. Allora, dalla storia fantastica che è il carro che stiamo vedendo sfilare, evidentemente la storia fantastica, come abbiamo detto, è proprio quella del Carnevale di Viareggio, una storia che affonda le radici nella nostra storia nazionale, ma anche prima ancora che l'Italia diventasse unita. Parliamo del 500, della Roma papolina e non solo. Tutto questo raccontato in una mostra bellissima qui al Palazzo delle Muse, che noi vi raccontiamo insieme alla curatrice Roberta Martinelli nel servizio di Emilia Rettura. Carnevale come festa di popolo o esaltazione del potere. La storia ci insegna che la tradizione fu a fasi alterne e la mostra alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio ne racconta l'evoluzione. Cuore dell'allestimento, il carro d'oro di Paul Shore, importante prestito degli Uffizi, in cui nella Roma barocca si individuano i simboli del Carnevale viareggino. Ci sono il corteo che precede i carri, il carro in movimento, sia pure in movimento limitato, siamo nel 1664, e poi c'è anche una carrozza. Carri come strumento di propaganda politica, le carrozze come elemento identificativo delle origini nobili. Si ritrovano anche nell'opera di Giovanni Signorini, che rappresenta un carnevale fiorentino. Ma qui è la festa di popolo in Santa Croce a colpire, introducendo il secondo tema raccontato nella mostra, la diffusione delle maschere. Riprese dalla commedia dell'arte, diventano di uso comune a partire dal 600, tanto che in questo quadro del pittore inglese Thomas Patch, la Firenze con vista Uffizi sembra quasi una piccola Venezia.
Il Carnevale di Viareggio deve aspettare il 1931 per avere una sua maschera identitaria e dalla matita di Uberto Bonetti che nasce la figura del burlamacco. Bonetti fece un lavoro molto particolare perché prese tutte le maschere della commedia dell'arte, quelle più famose come Arlecchino, Dottor Balanzone, Pierrot ed altre, Colombina, e praticamente scomponendole, perché lui era un futurista, le ricompose, cioè quindi praticamente Burlamacco è insieme di 4-5 maschere italiane. 90 le opere esposte nella mostra allestita a Palazzo delle Muse da Fondazione Carnevale di Viareggio e Comune per raccontare i primi 150 anni di storia di un carnevale che deve il suo successo all'estrema qualità delle tradizioni. La bravura e la, diciamo, l'intelligenza, la preparazione dei maestri del carnevale e della cartapesta francamente si riscontra in poche occasioni, cioè quindi c'è, oltre, diciamo, all'artigianato, qui c'è veramente anche l'arte. E allora ricominciamo il nostro racconto di nuovo dalla passeggiata a mare, dal corso, mentre sta sfilando una macumba per dire basta di Luigi Bonetti, un carro davvero mefistofelico, possiamo definirlo, perché rappresenta in qualche modo il male in tutte le sue forme. Spesso il carnevale rappresenta il male sconfitto dal bene, oppure ne ispira in qualche modo la critica. Questa volta invece, come ci dice il titolo stesso della creazione, in realtà è il male che scaccia il male, chiodo schiaccia chiodo, non saprei come altro definirlo. Tra l'altro la figura vestita di viola, come si vede anche adesso, non è semplicemente in piedi, ma si alza con un complesso meccanismo di funi e di comandi dal trono, ovviamente segnato da teschi, da questo colore azzurro, anche questo piuttosto inquietante. Inquinamento, guerra, pandemia, insomma c'è davvero di tutto a bordo di questo carro davvero molto spettacolare, come è spesso cifra distintiva di Luigi Bonetti. Luigi Bonetti che fra l'altro nel 2020, a proposito del meccanismo che ogni 3 anni aggiorna i carristi in prima e in seconda categoria, nel 2020 in qualche modo evitò la retrocessione con robotica, un carro che parlava dell'intelligenza artificiale. E questo invece è il carro col quale concorre quest'anno, che parla appunto del male nelle sue varie declinazioni. Federico. Torniamo sul palco centrale del Carnevale di Viareggio. Con noi ci sono gli extra liccio. Mirko Mariani, Moreno Conficconi, che ve ne pare di questa festa? Scoppia la festa qui a Viareggio. Noi pensavamo di essere extra, ma Viareggio è molto più extra di noi. È una roba gigante, una roba incredibile. È veramente da vedere per credere, perché io non immaginavo una roba tanto incredibile, pazzesca. Grazie. Come vi siete inseriti nella tradizione musicale, che è una tradizione di maschere anche, ma anche di canzoni? Sulle canzoni del carnevale qui si fa un festival. Ma sai, è stata una roba abbastanza spontanea, perché noi siamo stati chiamati per rinnovare la tradizione da ballo della musica romagnola, e anche il carnevale, cioè, è una tradizione che si rinnova di anno in anno, sì, che noi con la musica siamo saliti sopra il carro e abbiamo cercato di mantenere il suo passo. Ci avete regalato una nuova versione di una canzone storica del carnevale del 53, La maschera ride. È la canzone nuova. La nuova versione dell'altro pezzo è Festa di Gioventù, che ha tutto un clima veramente straordinario. Abbiamo il videoclip anche della maschera ride con gli extra liscio. Vediamolo un pezzo, un brano. Nella città sono mille i colori, serpenti di folla tra tutti i rioni. Dimentica tutto, ritorna bambino, soffia coriandoli fino al mattino e poi si vedrà. Facciamo festa, il sole sulla testa, di gesso e carta festa, il carro passerà. Tutti invitati ai corsi mascherati, felici innamorati, la notte passerà. Sono con te, la musica va, ogni anima vola,
dai, vieni con me, non restare da sola. La maschera ride, ti viene vicino. Oggi per tutti c'è un solo destino, la felicità. Ma insomma, questa è una festa bellissima. Sarete un appuntamento fisso con Viareggio, perché una canzone tira l'altra qui. Una canzone tira l'altra, soprattutto un carro tira l'altro. Comunque ragazzi, io invito tutti a venire a vedere questo spettacolo, perché siamo nel futuro. Nel futuro gigante, una roba bellissima, grazie, veramente, bellissimo. Dobbiamo tenere le gambe, dobbiamo andare a sfilare. Bene, allora anche gli extra liscio si buttano su questa sfilata del Carnevale di Viareggio. Torniamo anche noi sui viali a mare, perché sta arrivando una nuova coreografia, un nuovo carro, un nuovo tema. E sì, Federico, perché siamo davvero a cavallo di due grandi generazioni. Luigi Bonetti, che è sfilato prima, e il nipote del grande Uberto Bonetti, il pittore futurista che ha creato Burlamacco, mentre invece si sta materializzando Pianeta Terra 2.0 di Fabrizio e Valentina Galli, e anche qui siamo davanti a una grandissima dinastia. Stiamo parlando del figlio di Renato, nipote di Arnaldo e di Giorgio, quindi figlio e nipote d'arte, e queste dinastie spesso crescono, maturano dai gradini, diciamo, in più inferiori del carnevale, quelle delle mascherate, che in realtà sono una palestra attraverso la quale poi si ascende appunto fino in prima categoria. Vediamo con il servizio di Federico Monechi. Entriamo nel laboratorio di Libero Maggini, uno dei mascheratisti di gruppo del Carnevale. La costruzione di quest'anno è dedicata alla regina Elisabetta. Sì, un omaggio. Sì, è stata pensata prima di partita, diciamo così, e mi sono immaginato questo esercito capitanato dalla regina che veniva a festeggiare il 150esimo del Carnevale di Viareggio. Le mascherate sono la palestra degli aspiranti carristi, con le mani in pasta per affinare l'arte della modellatura. Lavorano quasi nascosti all'ombra dei grandi carri, e tra loro ci sono cognomi impegnativi. Michele Canova crea e ricicla. Con reti di cantiere e cime recuperate al porto ha realizzato gli sciamani. Il cognome è importante, spero che Antonio non si arrabbi di quello che faccio. Al Carnevale è l'anno dell'ascensore, chi sale, chi scende, promozioni e retrocessioni. Gianpiero Ghiselli la prende con filosofia, la leggerezza dell'essere è ispirata a Calvino, per vivere senza macigni sul cuore. E io purtroppo sono in zona retrocessione, sono come il Lecce, con tutto il rispetto. Edoardo Ceragioli, quasi 30 anni di gavetta, spera invece di fare il salto di categoria e porterà al corso una denuncia contro la guerra che uccide l'infanzia e il futuro. Sono messo bene, però insomma si sa che è una bagarre molto... vediamo quello che succede. La nuova generazione punta sulla satira di costume. Gli scheletri di Giacomo Marsili si giurano amore eterno al matrimonio immaginato come il funerale dell'amore. Tra bollette e inflazione c'è chi tira la cinghia e chi si ingrassa. Stefano Di Giusto presenta le sue vacche magre, ritratto dei nostri tempi. La vita può diventare un labirinto e Matteo Raciti ha costruito Minotauri, simbolo di un'umanità che cerca una via d'uscita. Proviamo a sorridere con Benigni, Totò, Charlot, i volti di cartapesta del giovane Silvano Bianchi, protagonisti di un allestimento tra immaginario cinematografico e pop art. Roberto De Leo è uno specialista delle mascherate, porterà in sfilata i colori della barriera corallina, un appello per Madre Terra. Viva i carri e gli aranci e le maschere in sollazzo. E mentre alle nostre spalle vediamo il Pianeta Terra 2.0 che è in carro sostanzialmente a doppia faccia, perché da una parte vediamo Pierrot, dall'altra invece Burlamacco, proprio a rappresentare la continuità, insomma la speranza di una terra e di un mondo diverso. Ritorniamo in diretta con Federico. Qui con noi sul palco centrale il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, in rosso come tutta la squadra del Carnevale d'Italia. Una bellissima festa. Come vive questo Carnevale? Con grande emozione. Quest'anno è un compleanno particolare del Carnevale, 150 anni, e devo dire viverlo con una folla festante, gioiosa, felice come quella di oggi è veramente una grandissima soddisfazione, ma anche, ripeto, un'emozione. È il Carnevale della vera ripartenza dopo due anni tribolati. Dobbiamo ricordare che si torna a far festa anche nei rioni a Viareggio, che sono feste che richiamano anche quelle migliaia di persone come il Carnevale d'Arsena. Assolutamente sì, le parti dei rioni, e
non solo il Carneval d'Assima ma anche il Marco Polo e altri, e quindi riparte, diciamo così, la vita carnevalesca di Areggina. Credo che sia un'occasione straordinaria per far vedere non solo una festa popolare ma anche una grande attrezione artistica, perché i nostri carri quest'anno sono veramente di grandissima qualità. I carristi hanno fatto un lavoro assolutamente eccezionale e sarà durissima quest'anno la classifica. Sì, grazie al sindaco di Viareggio. Valore storico, valore artistico e un valore economico per la città di Viareggio il carnevale, perché significa anche tanto turismo, tutti esauriti gli alberghi non solo a Viareggio ma anche in buona parte delle città della Versilia e non solo. Ed eccolo sul belvedere delle maschere il vascello del carro numero 5 di Fabrizio e Valentina Galli, che è la maschera storica di Viareggio, il burlamacco con i suoi Pierrot che portano il vascello verso la nuova terra promessa per le nuove generazioni. Bella di storia, chi meglio della famiglia Galli per parlare della storia del carnevale. Fra l'altro, Fabrizio, ti chiedo, ma questo burlamacco in qualche modo parla di te? Se non ricordo male, proprio una tua maschera di burlamacco colpì moltissimo la fantasia di Silvano Avanzini, che profetizzò un grande avvenire per te. Ma sì, il burlamacco fa parte della nostra storia. Mio padre ci fece un grande centenario del carnevale, siamo gli autori della statua di burlamacco e quindi abbiamo voluto riproporre questa maschera nei 150 anni del carnevale. E perché in questo vascello insieme a Pierrot? Cosa rappresenta? Ma perché sono due atti. Il primo atto rappresentano le nuove generazioni che devono per forza lasciare la propria terra, in questo caso Viareggio, e con la mano e con il cuore in mano salutano. Poi questa astronave si mette in moto, ruota di 180 gradi, Ondina guarda col binocolo, sceglie la nuova strada e burlamacco porta le nuove generazioni in un mondo più bello di quello che stiamo vivendo. Credo sia inutile crederti se questo mondo possa coincidere con Viareggio in questo momento. Certamente, noi abbiamo voluto fare un carro prettamente legato alla storia, alle radici del carnevale di Viareggio. Grazie a Fabrizio Galli, Federico. Veramente Galli, una delle dinastie storiche del carnevale di Viareggio, ci ha raccontato la trama di questa costruzione con burlamacco e Pierrot e tanti figuranti. La perla del Tirreno, vediamo il titolo che sta scorrendo davanti al nostro palco. Ci ha raggiunto con noi Emanuela Brumana, che rappresenta la presidente del gruppo nazionale Attacchi, perché vogliamo nuovamente incrociare il secolo e mezzo di storia del Carnevale d'Italia. Oggi gran balli, grandi carrozze, perché la sfilata è stata preceduta dalla rievocazione storica di come nel Martedì Grasso del 1873, stiamo vedendo le immagini, iniziò questa splendida storia, questa travolgente frenesia, con una sfilata di carrozze addobbate a festa. Quante ne avete portate? Abbiamo portato una decina e siamo veramente orgogliosi di avere aperto questo carnevale così importante. Inoltre devo dire che c'è una cosa che accomuna il gruppo italiano Attacchi e il carnevale di Viareggio, che è la ricerca di mantenere la tradizione, la cultura e la passione per questa nostra storia, che è così importante anche per il nostro turismo. I 150 anni dalle carrozze addobbate a festa, siamo passati a queste grandi e splendide costruzioni, una testimonianza della nostra creatività e del saper fare di tanti artisti e artigiani. Assolutamente, è importante comunque sapere e far capire e preservare la nostra cultura, perché queste cose hanno camminato nella storia sulle ruote delle carrozze come sulle ruote di altri mezzi di trasporto, ma in qualsiasi campo le carrozze le ritroviamo. Grazie ad Emanuela Brumana. La storia del carnevale di Viareggio ha incrociato anche la storia del cinema, la storia del teatro e non solo. Vi portiamo in uno dei luoghi più belli della storia Liberty di Viareggio, a Villa Argentina, a vedere e a scoprire la mostra dei costumi d'epoca dell'atelier di Anna e Giorgio White. Una storia iniziata
a Milano e poi a Viareggio, l'amore per il carnevale. Anna e George White hanno vestito grandi attori e tanti figuranti. Andrea Marotta ne ha parlato con il curatore Paolo Riani. Nello spaghetti western del 1972 Padella calibro 38 vestiva i panni di El Pampero e il bisonte lo faceva volare. Primo amore, quello di George White per la recitazione, ma è stato lontano da palcoscenico e pellicola che lui e la sorella Anna hanno fatto davvero volare la fantasia. Noi siamo obbligati a rendere omaggio a questa coppia di artisti che hanno così amato il carnevale. Ottimi motivi per ospitare a Villa Argentina Costumi Costume, l'omaggio di Viareggio alla celebre sartoria White, Penna il vero cognome, cugini del poeta Sandro. Giorgio nasce attore tra Streller e i cabaret di Milano, un grande rimpianto aver detto no a una parte in Brancaleone accanto a Vittorio Gassman. E la sorella Anna, costumista teatrale e cinematografica, a portarlo sulla strada della sartoria, fondando un proprio atelier. Tutti realizzati da mia sorella, tutti a mano, pezzo per pezzo. Galeotto invece il set e i costumi di Satiricon per il cambio di ragione sociale e Federico Fellini a suggerirgli un cognome più internazionale, White appunto. E nel 1979 Giorgio e Anna si trasferiscono a Viareggio. Perché Viareggio siamo venuti per starci un mese per portare giù la mamma e vi dicevo, Viareggio mi è sempre piaciuta e l'ho sempre amata, che io venivo sempre tutte le estate. Un mese, due mesi, poi abbiamo comprato casa e siamo rimasti qui con il lavoro. Da una scelta nata per caso inizia la collaborazione che li porterà a confezionare i costumi di Burlamacca e Ondina e non solo, per molte edizioni del Carnevale. Una creatività, quella dei White, capace di spaziare dalla lirica alla televisione, dagli Uppidù di Celentano agli sceneggiati Rai come i Borgia. 30 abiti su quasi 800 della collezione esposti tra gli stucchi e gli affreschi di Villa Argentina. Un doveroso omaggio per raccontare quell'inno alla gioia di vivere che è il Carnevale. La festa di pubblico a Viareggio, il corso mascherato del Carnevale d'Italia 2023. Piano piano si sta avvicinando il sesto carro in concorso. Sul nostro palco è con noi, nel nostro susseguirsi di ospiti, ecco Eugenio Giani, il presidente della Regione Toscana. Questa edizione del Carnevale, questo 150esimo anniversario, ha un grande valore. Il Carnevale della ripartenza, il Carnevale dopo la pandemia. E devo dire che il sole bacia chi vuole avere fortuna, perché oggi è una giornata bellissima che esalta Viareggio con tanta partecipazione e con lo spettacolo di rievocare il fatto che 150 anni fa iniziava lo sviluppo di questa città in mezzo a Liberty, in mezzo all'Art Deco, in mezzo a una bellissima spiaggia. Viareggio trovava, identificandosi con il Carnevale, il suo ruolo come spiaggia internazionale della Toscana. Una festa che ha un grande valore economico, significa lavoro per oltre 200 persone che lavorano alla cittadella del Carnevale, significa turismo, insomma è un bel motore a sostegno dell'economia del territorio. Sicuramente ne abbiamo bisogno, perché è indubbio che i due anni di pandemia hanno provocato quella situazione di disagio che tutti noi conosciamo. Però devo dire che al di là del turismo, al di là dell'attrazione, il Carnevale significa anche identità toscana, fatta di festa, di folklore, di tradizioni, e 150 anni di una tradizione fondata prima sulla cartapesta, ora sui carri, e la cartapesta significava scenografie in tutte le città della Toscana nel Rinascimento. Pensate, ci sono affreschi che riportano alla cartapesta in Palazzo Vecchio a Firenze e sono di metà del Cinquecento. Quindi è una tradizione che riprende quello che è un valore tutto toscano, delle immagini che vengono offerte attraverso carri. Grazie Eugenio Giani, al presidente della Regione Toscana. Sta sfilando, lo vedete dietro di noi, il sesto carro, la costruzione che denuncia il dramma di ogni epoca, la guerra e la costruzione, il carro dal significato forse più forte tra quelli in sfilata al Carnevale d'Italia 2023. E tra i figuranti si alzano i vessilli che richiamano la speranza di pace e il carro firmato dal più vincente tra i costruttori viareggini, Alessandro Avanzini, che ha scelto un tema veramente molto forte e sulla sua scena rappresenta
questa bambina soldato che poi si libera dalla maschera antigas e apre la bandiera arcobaleno della pace. Lo scopriamo dai viali a mare con Andrea Marotta. Federico, se fossimo nel campionato di calcio, diciamo che Alessandro Avanzini ha costruito la squadra per tentare la stella, no? Perché dopo 9 edizioni questa è davvero un'idea molto bella, tanto il drappo appunto che è mimetico all'esterno e svela la bandiera della pace all'interno, la bimba con la maschera antigas, bisogna in qualche modo proteggersi diciamo con l'una e l'altra dalle brutture del mondo. Sì, è un messaggio di speranza, nel senso che affidiamo alle nuove generazioni la possibilità di costruire un mondo di pace. Il Novecento ce l'ha dimostrato, vediamo cosa si riesce a fare nel futuro. Altezza della figura? 13,70. È piuttosto importante, tra l'altro appunto la vediamo muoversi anche con questi occhi. Ricorda vagamente, se condividiamo in qualche modo i gusti musicali, il bambino di Boy, anzi di World di U2, perché è davvero un volto truce che ci ricorda appunto anche questo, in questo caso il brutto della guerra. Perché ha una pace da conquistare, quindi lei è un po' allarmata da quello che vede e cerca di liberarsi dagli strumenti di guerra e fare quello che si può. Il nostro messaggio da piccoli costruttori è quello di lanciare un messaggio di pace, appunto, questo è. C'è questo meccanismo scenico di cambio di colore da una situazione di guerra a una situazione di pace. La scenografia è questa fondamentalmente. Tra l'altro, Alessandro, dalle note di Imagine che sono partite invece la musica è cambiata e allora torniamo da Federico Monachi. Sul nostro palco centrale possiamo dire c'è quasi una tribù che balla ed è arrivato un ospite che sa come far ballare tutti noi, è Albertino, eccolo qua, benvenuto a Viareggio. Grazie, che bella esperienza, la prima volta per me. La prima volta al Carnevale di sì, Viareggio, sì. Qual è l'emozione, l'effetto? È meraviglioso, anche perché poi abbiamo un compito veramente difficile, io e Fargetta, nella parte conclusiva della giornata, cioè di fare una festa dentro questa festa. E quindi speriamo di riuscire a trattenere gran parte del pubblico e farli ballare per fare una bellissima conclusione. E ce la farete benissimo, perché il pubblico di Viareggio, e lo vediamo, ha già una gran voglia di ballare, sta sì, ballando lo vedo, da lo vedo, ore. Lo vedo. Cosa portate in corso? Tutte le vostre console, la vostra musica, ma vi inserite in una storia dove la musica è un ingrediente fondamentale. Sì, noi porteremo un po' del nostro mondo e di quello che i nostri ascoltatori che ci hanno seguito in tutti questi anni hanno vissuto e ballato con noi, quindi sarà diciamo un po' un DJ set che raccoglie una sorta di grande compilation dove abbiamo selezionato brani famosi, ballabili, quindi che sono adattissimi per una festa come questa. Scopriamo allora l'altro DJ producer, Fargetta, che dovrebbe essere con Andrea. In realtà Federico, se sapete, insomma, il soprannome di Fargetta è Get Far, ma evidentemente è talmente far, talmente lontano in questo momento da noi che non siamo riusciti a riconnetterci, mentre fra l'altro possiamo vedere alle spalle tue di Albertino, ma anche alle mie, si sta stagliando un'altra delle composizioni, quella di Le Bigre e Roger, che è molto interessante anche perché raffigura una grande opera della nostra storia musicale, quella dei pagliacci di Leoncavallo, mentre si sta guardando allo specchio, una figura della quale parleremo tra poco. Ritorniamo da te. Con Albertino per una battuta conclusiva sulla vostra compilation, che musica portate? Noi faremo un percorso che parte dagli anni 90, perché non vogliamo andare troppo indietro, fino ai giorni nostri. Questo sarà un po' il riassunto di quello che proporremo io e Fargetta, che purtroppo si è perso, evidentemente si sta divertendo talmente tanto che è vero. Sarà così. Sicuramente ormai si è lasciato coinvolgere dalla travolgente festa del Carnevale di Viareggio, sarà in mezzo a figuranti, coreografie, carri e maschere. Grazie a DJ Albertino, il direttore artistico di M2O, grazie di essere stato con noi grazie al Carnevale d'Italia. Alle nostre spalle sta
piano piano arrivando, e devo dire piano piano è un po' un andamento slow nonostante il bel ritmo della festa, l'andamento slow dei carri, perché è tanto il pubblico che vediamo. Abbiamo con la Presidente Marcucci abbiamo azzardato una cifra di 70.000 spettatori, che vuol dire la cifra di un grande concerto, vero Albertino? Di calcio, di una grande partita di calcio. Sta arrivando il settimo carro in concorso, Ridi Pagliaccio, la compagnia del carnevale di Le Bigre e Roger, preceduto da una coreografia di oltre 200 clown e pagliacci con splendidi costumi, e il mondo rappresentato come un circo tragicomico. Da 150 anni il carnevale offre leggerezza, un sorriso liberatorio. La costruzione ha come sottotitolo l'arte di prendersi seriamente sul serio. La raccontiamo, ve la descriviamo, coinvolgiamo i carristi, gli autori con Andrea Marotta. E allora siamo alla meta televisione, perché mentre noi intervistiamo Elodie, Elodie sta parlando con i suoi uomini sul carro per dare indicazioni. Io spero che non arrivino messaggi contrastanti. Davvero complimenti per questa creazione, perché stiamo parlando dei pagliacci di Ruggero Leoncavallo, che unisce con questa sua opera la Calabria alla Toscana, dove poi morì a Montecatini Terme, e che mette insieme anche la necessità, come il pagliaccio Canio, di andare avanti nonostante il dolore, in quel caso della scoperta del tradimento. Cosa il vostro pagliaccio deve sopportare per andare avanti? Ci siamo ispirati sicuramente ai pagliacci Leoncavallo, perché quel nostro pagliaccio raffigurato che è in camerino intanto a prepararsi, a riflettere e sullo spettacolo che farà per far ridere il mondo, nel nostro caso si volta e vede lui cosa succede nel mondo e lo spettacolo che sta dando il mondo oggi, e reagisce con questo misto di malinconia e di sorriso, perché noi vogliamo celebrare questi 150 anni di carnevale di Viareggio con il fatto, con quello che è lo spirito del carnevale, cioè portare avanti tutte le tematiche anche terribili che ci stanno accadendo, però per portare una riflessione e un ritorno alle emozioni umane, allo spirito umano che ci può portare un nuovo futuro. Tra l'altro Elodie nasce come ballerina sui carri dei genitori, e state vedendo quanto è importante anche la coreografia, che è lunghissima, dei danzatori in questo carro. Federico, a te. Sulla scena del carro vediamo questo clown triste che cerca di guardare oltre la realtà riflessa nello specchio per ritrovare proprio lo stupore e l'allegria dei bambini. Ci ha raggiunto sul palco Gabriele Gary Cantoni, cantautore, contagiato da questa allegria. Bellissima, sempre un grande onore e un bellissimo piacere essere al carnevale qua di Viareggio. Tra l'altro io sei cresciuto con il carnevale. Sono da buon versiliese, ce l'ho nel sangue. Parlaci della tua musica, però il carnevale è anche musica. Musica, gioia, allegria, tante cose, stare insieme. Tu hai suonato con Zucchero, hai scritto per lui. Sì. Stai uscendo con un nuovo disco, un nuovo CD. Sì, esatto. La collaborazione con Zucchero è stata bellissima, un grande onore. Il disco è chiuso, finito, il fisico è già fuori, e ad aprile ci sarà anche il digitale. Sì. Cioè, hai scritto una bella Nina Nanna che è Lullaby. Sì, Lullaby, sì. Lullaby. Sì, è una ballata con un arrangiamento molto americano, Midwest, molto folk. Dovremmo avere anche una videoclip della tua canzone. Vediamo se la vediamo. Eccola qua. Raccontaci la storia di questo pezzo. Il brano è un inno, appunto, non c'è la situazione anche migliore, è un inno di tornare ad abbracciarsi, stare tutti insieme, insomma, in allegria. È un brano rincuorante che parla appunto del piacere dello stare sempre insieme e condividere tutto quello che insomma si può fare, insomma, nella vita. Procede la festa qui a Viareggio, la grande festa del Carnevale d'Italia, ecco qua. Dietro di noi vediamo ancora Ridi Pagliaccio, il carro della compagnia della compagnia del Carnevale di Le Bigre e Roger.
il pagliaccio che si rappresenta allo specchio, allo specchio. Ed ora parliamo di un altro appuntamento, di un altro appuntamento storico, il centenario della morte del maestro Giacomo Puccini. La sua storia è stata accarezzata dalla storia del Carnevale per una canzone simbolo del Carnevale. Vediamo il servizio di Maria Adele De Francisci. Di elezione e anche una fonte di ispirazione. A Torre del Lago, Giacomo Puccini, natio della vicina Lucca, aveva trovato il suo ambiente ideale. È il 1899, l'anno di Bohème, quando il musicista acquista il vecchio casino di caccia dei Borbone per trasformarlo nella sua residenza. Attratto dalla tranquillità, ma anche dalla vita semplice del paese e dai ritmi della natura che scandiscono anche la sua ispirazione. Nel 1918 però l'incanto si rompe, viene costruita una centrale elettrica che sfrutta la torba del lago. Il rumore e le ciminiere spingono Giacomo Puccini a lasciare Torre del Lago nel 1921. Cittadino onorario di Viareggio dal 1900, qui Puccini aveva deciso di trasferirsi in una villa Liberty con vista sulla Pineta, e in questa villa, dove trascorse gli ultimi anni di vita, il maestro accordò un incontro ai quattro giovani componenti del Comitato Carnevale di allora. Il sogno era chiedere a Puccini di comporre la musica per la canzone Regina del Carnevale. Il maestro, preso dalla scrittura della Turandot, declinò l'invito e consigliò loro di rivolgersi a un suo allievo di fama internazionale, Icilio Sadun. Dopo aver studiato il testo composto da Lelio Maffei, il musicista entusiasta non ci pensò due volte e a Viareggio, davanti a un bicchiere di vino, riuscì a trovare una folgorante musica per il ritornello del brano che tutti a Viareggio conoscono come Sulla Coppa di Champagne, che ancora oggi è l'inno del Carnevale di Viareggio. Carnevale come un sogno. Qui con noi c'è Giorgio Battistelli, che è il direttore del Festival Pucciniano. Come chiediamo a tutti anche un parere su questa bella festa, che effetto le fanno questi carri? Beh, non è soltanto bella, è una festa importante perché è una festa delle emozioni. La città di Viareggio regala emozioni, sono emozioni non soltanto per il cuore ma anche per la nostra memoria. Si sta preparando il Festival Pucciniano di quest'anno, con quale opera aprirete? È già preparato, apriremo con la Bohème, poi avremo Turandot, Madame Butterfly, il Tabarro. E il prossimo anno, il 24, sarà ancora più importante perché sarà il centenario. Il centenario di Giacomo Puccini, con quali appuntamenti? Cosa state preparando? Quello che vorremmo fare è trasformare tutta la Versilia in un grande palcoscenico e presentare Puccini in ogni luogo. Grazie a Giorgio Battistelli. Grazie a voi. Direttore del Festival Pucciniano. Arrivederci. Viva Viareggio. Grazie. Che è quello che dicono tutti gli spettatori che sono sui viali a mare e stanno seguendo l'arrivo dell'ottavo carro in concorso. Eccolo qua, che ci porta proprio alla musica. Io sono nessuno di Roberto Vannucci. Vedete questi splendidi movimenti, le dita che suonano il violino. Io sono nessuno rappresenta un clochard emarginato dalla società. Il carro affronta il tema della povertà con un tocco di poesia e speranza. La povertà in aumento dopo la crisi economica innescata dal Covid. E il costruttore si è ispirato proprio alle storie quotidiane di tante famiglie che, dopo aver perso il lavoro,
non sanno come pagare le bollette, insomma, come arrivare alla fine del mese. Vediamo se Andrea Marotta ha già avvicinato il carrista Roberto Vannucci. Ci ha avvicinato lui Roberto Vannucci, parlavate della povertà, un dato che sul quale sicuramente Roberto si sarà soffermato. Secondo Oxfam l'1% della popolazione detiene il 63% della ricchezza globale e del suo incremento parliamo di 42 mila miliardi di dollari. Ovviamente questo clochard non sta dalla parte, diciamo, di chi la detiene ma di chi è vittima. Però hai girasoli alle sue spalle, che cosa vuol dire? Vuol dire intanto, Tito, io sono nessuno, perché al mondo siamo nessuno, basta una crisi per rovinare e mettere in difficoltà milioni di persone. Questo clochard è sulla strada, suona malinconico, però attorno a lui ci sono i girasoli, simbolo di luce, si guarda sempre verso il sole perché la vita in ogni momento può cambiare. Neanche a farlo apposta, proprio mentre stiamo parlando di povertà abbiamo uno sceicco che ci passa qui al lato, lo possiamo inquadrare mentre qui accanto a Roberto, un musicista, l'abbiamo visto anche su un altro carro, insomma la musica è una componente importante, importantissima del carnevale. Sì, è fondamentale, poi chiaramente rispetto al soggetto, io ho visto un violinista suonare per la strada, mi sono innamorato e l'ho voluto raffigurare. Ci stiamo avvicinando alla conclusione, Federico, il prossimo sarà il nono carro, a te. Eccoli, l'applauso della Piazza Mazzini! Per la fanfara degli stranieri di Siena! Non poteva mancare la fanfara dei bersaglieri di Siena che vi abbiamo offerto, abbiamo registrato pochi minuti prima dell'inizio del corso mascherato. È tornato a trovarci Andrea Mazzi della Fondazione Carnevale Viareggio. Dobbiamo raccontare un po' anche l'evoluzione in un secolo e mezzo di storia delle tecniche costruttive, delle tematiche artistiche del carnevale. Lo abbiamo sempre detto, è un carnevale nato sul mare, i carri un po' immaginati fino dall'inizio come dei vascelli, ispirati ai vascelli della marineria viareggina. Ecco, parliamo dei movimenti manuali con i volontari, le cime dentro l'anima dei carri. È entrata l'elettronica, i joystick, i pistoni idraulici. Cosa è cambiato? Beh, è cambiato tanto, ma si è sempre rimasti nella tradizione, perché poi il segreto del carnevale è questo: innovare nella tradizione, apprendere e fare evoluzione anche nella tecnica dei movimenti. Infatti vediamo costruzioni in cui si unisce la tecnologia più moderna con i pistoni a olio, a aria, ad acqua, con il movimento manuale che rende il carro vivo. La sua particolarità è proprio questa: immaginiamo che dentro la pancia dei carri che stiamo vedendo ci siano decine di persone che si stanno dando da fare per dare anima al carro attraverso corde, leve, movimenti semplici ma geniali allo stesso tempo. Quindi l'elettronica non soppianta il fattore ancora umano? Ancora no, c'è un giusto mix tra le due realtà. E parliamo di un'altra anima, di un'altra materia prima del carnevale, la cartapesta. In un mondo, in un'editoria sempre più fluida e digitale, i carristi come acquisiscono la loro materia prima più autentica, i giornali? Beh, intanto la acquisiscono andando direttamente alla fonte, quindi dai rivenditori, ma poi c'è un vero e proprio pellegrinaggio durante tutto l'anno alla cittadella di Viareggini che, dopo aver letto il giornale, lo regalano ai costruttori, sperando che poi diventi le maschere che stiamo vedendo. Ma in futuro sarà sempre più difficile avere carta a sufficienza? Beh, bisognerà cercare qualche altro tipo di carta, chissà. E poi le tematiche, la satira nell'anima dei carristi viareggini, così irrivedente, un po' indisciplinata. La satira politica è sempre stata un po'
il graffio della loro festa. È un po' mimetizzata magari nei carri di seconda categoria, la vediamo, la intravediamo nelle mascherate di gruppo, ma com'è cambiata la satira politica? Sui carri non ci sono più i potenti di andreottiana memoria, ricordi, no, la frase di Andreotti? Esatto, i potenti li vediamo sui carri di Viareggio. E diceva anche che forse se non sei più su un carro di Viareggio ti dovresti preoccupare perché la tua popolarità sta scemando. Però diciamo che in realtà, se vogliamo sintetizzarla con un titolo, ci sono meno politici ma più politica, cioè più attenzione ai grandi temi che sono quelli che interessano la gente, il comune sentire. Quindi c'è una particolare attenzione a questo. Quindi è satira di costume, è satira sulla società e sui temi universali del pianeta. Esattamente. Satira sulla contemporaneità. I tempi della politica forse non rispecchiano quelli del carnevale ultimamente. E lo stiamo vedendo nelle tematiche dei carri che stanno sfilando, la povertà, l'ambiente, la guerra, eccetera. Questa è la linea di evoluzione anche per dare una visione del futuro del carnevale. Esattamente, ma una linea di evoluzione con un pensiero sempre positivo, perché si guarda il problema, il male, lo si racconta, lo si traduce in allegoria, ma dando sempre un messaggio, una speranza positiva per il futuro. Oggi sarà un carnevale senza fine, perché dopo i carri di prima categoria arriveranno gli altri carri, quelli di seconda. Quali sono le tematiche che tracciano i quattro carri di seconda categoria? Beh, ci sono qui delle citazioni anche di personaggi. Priscilla Borri ci presenta un'allegoria su Elon Musk, che è un personaggio famoso, celebre per la sua attenzione verso Marte e anche per le neurotecnologie. Mentre invece Massimo Breschi fa una citazione su Peiné e i fidanzatini di Peiné, la lotta tra il bene e il male. E da ultimo citiamo gli ultimi due, Carlo Lombardi sulla superstizione e Marzia Ettore e Matteo Lamanuzzi sulle guerre stellari. Fondazione Carnevale, sorridente come non mai, perché dobbiamo tracciare un bilancio di questo primo corso mascherato che ha un grande successo di pubblico e di emozioni. Grande, grandissima emozione, 150 anni festeggiati alla grande con il massimo possibile di partecipanti al corso, con una RAI fantastica e veramente tanta gioia oggi, anche nella gente, anche nel pubblico. E questo è il miglior inizio anche per i prossimi corsi del 12 febbraio. È una bella volata, del 19. Sì, è una bellissima volata, anche il martedì grasso del 21 e poi la grande chiusura il 25. Tra i 70 e gli 80 mila spettatori su Viale a Mare, record di pubblico per questa prima sfilata. E sta arrivando il nono carro di prima categoria. Eccolo, Bacco, Re Carnevale di Luca Bertozzi. Un carro celebrativo dedicato anche questo ai 150 anni della festa, giocando sul divino Bacco che rimanda al buon vino per far baldoria. È il caso di dire un carneval divino, vero Andrea? Esatto, cerchiamo di buttarla in poesia con Luca Bertozzi. Carducci direbbe del ribollir dei tini, è dolce naufragare in questo mare di leopardiana memoria, ma soprattutto la poesia di Lorenzo il Magnifico, di Bacco appunto e di Arianna, del loro trionfo. Il trionfo di Bacco e Arianna, il culto di Bacco è all'origine del carnevale, lo chiamiamo baccanale, no? Tutto parte da lì, da un enorme tino in cui ci si tuffa e nasce fuori il carnevale. Com'è nata l'idea di questo carro? Voglia di Beova, questa è una frase da Fanta Carnevale. Spieghiamolo a chi ci sta seguendo, perché noi non siamo da meno del Festival di Sanremo. Questo è il Fanta Carnevale e Luca Bertozzi ha delle frasi che deve dire per forza per far salire il punteggio di chi gioca con lui. È una giornata meravigliosa, vota Matone, grande Paci. E l'idea del carnevale nasce, l'idea di questo carro di carnevale nasce perché volevamo celebrare l'anniversario del carnevale come si deve, perciò dall'origine, dal trionfo di Bacco Arianna, dai satiri e le baccanti e quindi dal dio della gioia, dell'ebbrezza. E allora per riprendere ancora il Festival di Sanremo, comunque vada, sarà un successo. A te Federico. Eccolo il carro, la scena che sembra quella davvero proprio di una festa paesana, con due momenti, con questo
grande barroccio di legno che trasporta un tino pieno di uva che dondola e barcolla e spunta proprio Re Carnevale travestito da Bacco che si tuffa nel tino e con il calice in mano brinda alla vita. E tutti noi vogliamo brindare alla vita per concludere questo primo corso mascherato del Carnevale d'Italia da Viareggio. I saluti dai viali a mare di Andrea Marotta. Vi salutiamo con questa immagine ravvicinata dei grappoli d'uva e di Bacco che speriamo siano davvero di buon auspicio per questo 2023 che è appena cominciato. È veramente una festa che vuole essere un segnale di allegria, un segnale di speranza per il nostro futuro. La voglia di serenità e la voglia di pace è l'appello che arriva dalla festa del Carnevale d'Italia. Scorrono i titoli di coda, il coordinamento giornalistico di Carlo Fontana, la regia di Gabriele Caruba. Ringraziamo la squadra esterna OB40 di Milano per la produzione. La festa a Viareggio continua. A tutti voi, buon Carnevale. Il lavoro dei militari della missione KFOR in Kosovo, una presenza che garantisce la pace. La tragedia di molte donne rom nella Repubblica Ceca sterilizzate contro la loro volontà. La politica scolastica del governo Orban in Ungheria e le scelte obbligate dei libri di testo. A Bari avviata una collaborazione tra artisti, ballerini e coreografi italiani, albanesi e montenegrini. La musica di Constructa, la cantante e artista performativa serba che si ispira a Marina Abramovic. La guerra in Ucraina condensa su di sé l'attenzione dell'opinione pubblica europea. In Kosovo, però, negli ultimi mesi, conflitti mai soffiti si sono rinfocolati, tanto da costringere la comunità internazionale ad intervenire.